Buongiorno a tutti amici e bentornati qui per una nuova video recensione. Io sono Emanuele e oggi andiamo a parlare di Xiaomi Mi Smart Band 4C, la fitness tracker davvero ultra economica del brand cinese che va ad affiancarsi a Xiaomi Mi Band 5. Infatti è stata presentata quasi in sordina proprio assieme alla più blasonata Mi Band 5 e proprio per questo tantissimi recensori l'hanno quasi ghettizzata, in un certo senso anche schifata. Ma a mio avviso non ne hanno capito le reali potenzialità e quindi sono qui pronto a raccontarvele io nella recensione completa di Xiaomi Mi Band 4C. Eh sì amici, Xiaomi Mi Band 4C è stata letteralmente schifata da tantissimi recensori che non l'hanno neanche voluta portare sul loro canale, chissà per quale motivo, dal momento che in realtà questo dispositivo così a basso costo ha davvero soddisfatto tutte le mie esigenze, logicamente paragonate alla fascia di prezzo. Un prezzo molto molto piccolo che varia dai 16 ai 20 euro ed è molto piccolo così come lo è il peso. Parliamo infatti di una band da al peso di solamente 13 grammi che una volta indossata al polso vi farà dimenticare addirittura di averla indossata. Complice anche questo cinturino davvero molto molto particolare, ed è particolare perché innanzitutto può essere sganciato tirandolo e a quel punto ci celerà direttamente sull'estremità della capsula della nostra Mi Band 4C una sorta di pennetta USB che servirà appunto a ricaricare la capsula e quindi la batteria integrata della nostra fitness band. Questo da una parte potrebbe essere uno svantaggio, dall'altra invece un vantaggio, perché se praticamente avete necessità di caricare la vostra fitness band in qualunque momento, vi basterà semplicemente una power bank o anche direttamente in auto tramite le porte USB per andare a ricaricarla, perché tutto è integrato proprio qui. Detto ciò, il cinturino appunto è removibile e realizzato in poliuretano termoplastico. Questo significa che è tranquillamente resistente alle temperature sia fredde che elevate, quindi potete tranquillamente effettuare anche delle docce calde. E qua già vi ho svelato una prima particolarità nonostante l'economicità di questa fitness band, ossia la resistenza all'immersione in acqua. Parliamo infatti di una resistenza certificata fino a 5 atmosfere. Peccato purtroppo che non possiamo andare a monitorare alcun tipo di attività sportiva come ad esempio il nuoto. Unica cosa che mi è poco piaciuto di questo cinturino è la chiusura, non tanto per quel che riguarda proprio la chiusura effettiva, perché una volta indossata a polso devo dire che non si muove, ma più che altro proprio per il sistema di aggancio che risulta un po' difficoltoso. Ma una volta agganciato e quindi inserito il piccolo pennacchietto all'interno del foro del cinturino, vi assicuro che questo non si muoverà. Comunque, se non vi piace la colorazione di base, ossia questo nero che comunque restituisce quasi un effetto tropicalizzato, trovate su Amazon dei ricambi a bassissimo prezzo. Vi lascio comunque il link qui sotto in descrizione. Passiamo adesso alla capsula vera e propria, una capsula che ricorda in un certo senso le vecchie Amazfit Core Band. Abbiamo infatti un display allungato di tipo rettangolare ma soprattutto flat, e questo a mio avviso ha dei vantaggi rispetto ad esempio una comune Mi Band 4 o Mi Band 5, che di base propongono un display sicuramente più bello a livello di definizione perché forniscono un AMOLED ma comunque bombato. Qua il mio avviso, il vantaggio di avere un display così flat qual è? Essenzialmente quello di innanzitutto essere più protetto a livello di urti accidentali che potrebbero avvenire magari mentre state aprendo il cancello o comunque magari andando a sbattere contro un muro. Ulteriore vantaggio è quello comunque che potete applicare le pellicoline per la protezione del display, e queste, essendo tipo flat, aderiranno alla perfezione, cosa che in genere con display un po' più curvi o comunque con curvatura 2.5D come Mi Band 4 e Mi Band 5 questo non avviene. Altro vantaggio è quello che rispetto ad una Mi Band 4 abbiamo un display leggermente più grande. Parliamo infatti di un display di tipo TFT LCD da
1,08 pollici con risoluzione da 128x220 pixel a colori. Abbiamo un singolo tocco per quel che riguarda la possibilità di spostarci tra i vari menu e abbiamo poco inferiormente un piccolo pulsantino, appunto sempre di tipo touch, che serve appunto a comandare le varie azioni. Abbiamo una luminosità che raggiunge i 200 nits ed è regolabile su 5 livelli. Purtroppo non abbiamo un sensore che va ad automatizzare questa luminosità, ma ad ogni modo posso garantirvi che sotto la luce diretta del sole, anche a luminosità media, che poi è quella che in un certo senso va a livellarsi su tutto l'arco della giornata, la visibilità è davvero davvero ottima. Sicuramente l'avere un display di tipo AMOLED su Mi Band 4 e Mi Band 5 potrebbe ingolosire, ma posso dire che con queste piccole dimensioni, comunque parliamo di display inferiori ai 2 pollici, beh, onestamente la tecnologia TFT va più che bene. Tutto sommato si vede in determinate condizioni anche meglio rispetto a un AMOLED. Forse i colori sono leggermente più spenti, ma d'altronde, ragazzi, non è che dobbiamo guardarci i film. Quindi tutto sommato le informazioni di base che dobbiamo andare a leggere su un display del genere sono più che leggibili e fruibili, e qui avendo un display leggermente più grande, beh, questo permette di leggere meglio anche le notifiche. Infatti, come proprio le Mi Band standard, quindi sia 4 che 5, possiamo tranquillamente ricevere le notifiche da qualsiasi applicazione, così come ricevere la notifica relativa alle chiamate. A quest'ultima possiamo silenziare la notifica oppure direttamente rifiutare la chiamata. Per quel che riguarda le notifiche standard, possiamo semplicemente andarle a leggere e eventualmente cancellare. E se me lo state chiedendo, vi rispondo da subito: purtroppo non abbiamo la possibilità di visualizzare le emoji e soprattutto non abbiamo alcuna possibilità di rispondere alle notifiche. Ad ogni modo, ad animare il display ci pensano le tantissime Watch Face messa a disposizione direttamente dall'app Companion. Pensate che ne sono disponibili ben 70 e tutte quante differenti da loro, coloratissime e soprattutto molto molto chiare e ben definite. Il resto della costruzione si compone di tutto materiale plastico e sul retro della capsula abbiamo il sensore biometrico per la lettura della nostra frequenza cardiaca, un sensore PPG che ci permette appunto di monitorare la nostra attività cardiaca H24, e abbiamo un accelerometro a 3 assi che ci permetterà di andare a monitorare e quindi conteggiare le nostre attività fisiche con calorie e passi. E la connessione con il nostro smartphone, quindi all'applicazione proprietaria, avviene per mezzo di un modulo Bluetooth 5.0, cosa da non sottovalutare su una fitness band così a basso costo, perché tanti altri rivali della stessa fascia di prezzo in genere propongono un Bluetooth 4.0, al massimo 4.2. Questo che significa? Che ci garantisce una piena compatibilità con tutti gli smartphone innanzitutto, ma soprattutto una stabilità di connessione e quindi ricezione di tutte le varie notifiche del caso. Oltre a questo, il Bluetooth 5.0 ci permette dei bassi consumi energetici che, abbinata ad una batteria da 130.000 mAh, beh, significa che con questa Mi Band 4C riusciamo tranquillamente a portarci a casa con un utilizzo più o meno intenso almeno 7 giorni pieni di utilizzo senza doverlo mai ricaricare. Se invece utilizzate questa Mi Band 4C magari un po' più come orologio che come fitness tracker, a quel punto riuscite ad arrivare tranquillamente a 14 giorni continui. Ad ogni modo, cosa ci permette di fare questa Mi Band 4C? Beh, oltre logicamente al classico conteggio dei passi, calorie bruciate e monitoraggio della frequenza cardiaca H24, possiamo tranquillamente andare a monitorare anche il sonno. Purtroppo non le fasi REM, ma devo dire che la precisione di questa Mi Band 4C è uguale appunto alle sorelle maggiori come Mi Band 4 e Mi Band 5. Oltre a questo abbiamo la possibilità di andare a controllare la musica proveniente dal nostro smartphone, e non solamente la musica ma anche tutto quello che è multimediale, quindi tranquillamente comandare le playlist da Spotify o direttamente anche da YouTube. E una cosa che mi è davvero
davvero tanto tanto piaciuta è anche la forte vibrazione che integra questa Mi Band 4C, una vibrazione che rispetto a tante altre soluzioni, ma anche alla stessa Mi Band 4, Mi Band 5, è davvero molto molto potente, andando quindi a risvegliare un elefante come me. Oltre a questo potete tranquillamente sfruttare la Mi Band 4 come un cronometro oppure un timer e semplicemente andare a visualizzare anche le informazioni del meteo per i 4 giorni a venire. Ribadisco che potete ricevere le notifiche da qualsiasi applicazione, logicamente le impostazioni vanno settate tramite l'applicazione e tutto sommato insomma funzioni basilari come tantissime altre fitness tracker, ma tutte queste vengono svolte in maniera egregia. E per quel che riguarda le attività sportive, beh, abbiamo la possibilità di andare a monitorare fino a 5 sport: corsa all'aperto, tapis roulant, ciclismo, camminata e stile libero, ovvero una sorta di attività jolly che andrà a monitorare, quindi a raccogliere dati solamente esclusivi al tempo dell'attività stessa, la frequenza cardiaca e le calorie bruciate. Quindi un'attività appunto jolly che magari può essere tranquillamente abbinata a tutti quegli sport di cui magari vogliamo andare a monitorare solamente quei pochi parametri, come potrebbe essere ad esempio il sollevamento pesi o perché no lo yoga. E per quel che riguarda la precisione dei dati raccolti, posso dire che è confermato quanto abbiamo visto di buono o cattivo con Mi Band 4 e Mi Band 5. Praticamente abbiamo una leggera sovrastima di circa un 10% perché non abbiamo integrato alcun sensore GPS, anche se questo può essere tranquillamente associato con lo smartphone, quindi sfruttare eventualmente il GPS dello smartphone per una maggiore precisione relativamente logicamente al percorso effettuato in determinate attività come corsa, camminata e ciclismo. Xiaomi Mi Band 4C è compatibile sia con sistemi Android che iOS e l'applicazione che fa girare il tutto e che ci permette di sincronizzare i dati con il nostro smartphone si chiama Xiaomi Wear, mentre per i sistemi iOS l'applicazione si chiama Xiaomi Wear Lite. Quindi attenzione, non dovete scaricare Mi Fit come le Mi Band 4 o Mi Band 5 e le varie Mi Band in generale, ma appunto Xiaomi Wear. E questo è un primo segno distintivo che appunto ci fa capire che lei non vuole assolutissimamente paragonarsi alle sorelle, ma si rivolge proprio a tutt'altro mercato. L'applicazione è nata da poco, ma comunque ben fatta, e innanzitutto rispetto a tante altre applicazioni che troviamo su Fitness Band comunque a basso costo, beh, qua sicuramente abbiamo la sincronizzazione con l'account, quindi anche cambiando smartphone non perdiamo tutti i dati raccolti e quindi lo storico delle nostre attività sportive e monitoraggi vari. Ad ogni modo, in prima battuta abbiamo la possibilità di cambiare le varie watch face, ne abbiamo disponibili ben 70, abbiamo la possibilità di scegliere e settare le sveglie, le notifiche, quindi da quali applicazioni ricevere le notifiche, e eventualmente impostare alcune funzioni aggiuntive come la possibilità di monitorare la frequenza cardiaca H24 oppure no, oppure ad esempio quella di ricevere un reminder quando il nostro battito cardiaco supera diciamo una certa soglia che potrebbe essere i 150 battiti per minuto. Abbiamo la possibilità di attivare la gesture del polso perché questa Mi Band 4C può essere svegliata tramite o il tocco qui sul pulsante o direttamente appunto con la rotazione del polso. La possibilità di sincronizzare il meteo e eventualmente effettuare anche degli aggiornamenti, perché questa Mi Band 4C gode proprio di aggiornamenti. Io infatti da quando l'ho comprata, beh, ne ho già ricevuto uno anche piuttosto sostanzioso che è andato a monitorare, a migliorare proprio per quel che riguarda la frequenza cardiaca, quindi il rilevamento della stessa e anche un minimo di durata della batteria. Abbiamo poi logicamente una scheda definita dati dove qui troviamo tutto il riepilogo a livello calendarizzato in merito a frequenza cardiaca, calorie bruciate, il sonno, abbiamo anche quante volte abbiamo fatto attività fisica e appunto le
le varie attività che abbiamo monitorato, da cui possiamo eventualmente andare a visualizzare il percorso registrato tramite il GPS del nostro smartphone. Direi di dare le conclusioni per questa Xiaomi Mi Band 4C, che a mio avviso non vuole in alcun modo sostituire nessuna delle Mi Band già in commercio, anzi lei si pone come quasi una nuova categoria di prodotto destinata a tutte quelle persone che si accontentano di un dispositivo molto economico ma che svolge le proprie funzioni in maniera più che ottimale. Detto ciò, lei monitora il sonno, i passi, le calorie bruciate, ma soprattutto ci notifica da qualsiasi applicazione, e con un prezzo davvero così basso, beh, vi sfido a trovare un vero rivale. Vi ricordo che lei la potete trovare su Amazon con spedizione Prime con prezzi più o meno variabili, che partono comunque dai 16 euro a finire intorno ai 20 euro, e a questa fascia di prezzo, beh, ne trovate tantissime in realtà di altre fitness band. Ma la vera differenza di questa Xiaomi Mi Band 4C, beh, risiede proprio innanzitutto nell'aver dietro un'azienda come Xiaomi, quindi una garanzia sotto molti punti di vista, ma soprattutto nell'applicazione, perché poi i dati raccolti bene o male ne troviamo anche di altre fitness tracker più o meno che si comportano bene, ma poi a lungo andare è proprio l'applicazione che fa la vera differenza, in quanto qui abbiamo comunque un'applicazione dedicata, abbiamo comunque dietro un'azienda che rilascia dei costanti aggiornamenti, cosa che spesso e volentieri non succede con tante altre fitness band. E quindi a questo punto il discorso qual è? Che per andare a spendere 15-16 euro per una fitness band, sì, cinese, quello che sia, ma comunque che ha un supporto software quasi inesistente, beh, tanto vale spenderli per Mi Band 4C e avere comunque la garanzia di un'azienda madre come Xiaomi. Detto ciò, per Emanuele direi che è davvero tutto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questa Mi Band 4C, o se avete magari trovato voi stessi una fitness tracker cinese a basso costo ma che funziona davvero davvero bene. Vi aspetto qui sotto nei commenti. Per Emanuele è tutto, ci vediamo a un prossimo video, ciao!